see your face in every sunrise. So many ways I dream of those eyes. Buongiorno ragazzi, allora ho capito un paio di cosette e adesso sono nei guai perché questo non mi vuole dormire nel letto insieme a Logan, per cui Logan è qui da solo, lei è qui da sola, dovranno innamorarsi presto sti due perché non ho nessuna intenzione di mettere un letto. Poi c'è sto gabinettino qui che fa difetto da matti, se lo metti vicino al lavandino non funziona. Non passano, dicono che non ci arrivano. Cos'è sta roba? Cos'è? Che roba? Ah, è il succo. Ok, glielo mettiamo nell'inventario. Lui ha fatto il succo, come avete visto, il succo di uva. Quindi non vedo l'ora che questi due si innamorino e, e finisce lì. Poi lei lascerà l'università, lui invece deve andare in giro a intervistare un proprietario, però ho capito, fra due ore vai, svegliati, viaggia, ho capito un sacco di cosucce. Dunque, intanto lui avrebbe dovuto avere dei materiali da riciclo, giusto, nel primo incarico. E quindi non li aveva perché non avevo capito come innaffia tutto, però poi cura giardino. Poi gli facciamo fare qualche altro succo effervescente e ce lo vendiamo. Tu svegliati, svegliati e viaggia. Forza, che ti devo far fare delle cose. Intanto devi parlare con questo tipo, poi ti toccherà. Vuoi saltare la lezione? Sì. Non andiamo più all'università. Vai in questo. Dov'è qui quello comunitario? No. Dov'è il lotto comunitario? Qua. Vai qui. Ok, e mi intervisti il primo che capita, però nel frattempo io ho capito che lui, la roba che ha trovato, ecco, intervistami questa qui, ferma, che va a cercare nel cassonetto questa, presentazione amichevole intanto, poi me la intervisti. Che deve intervistarla sulle forniture sempre, perciò ok. Dopodiché lui può riciclare, ecco come fa ad avere la roba riciclata, quella che ha trovato nel cassonetto. Io a lei l'ho fatta riciclare, infatti è riuscita a fare il ha fatto, non iniziato. Ah, giusto, ok. E adesso intervista sulle forniture. Fai una bella intervista, sbrigati che fra 16 minuti devi... No, lei non deve, voglio che la porta qui Brooklyn, portala qui e non vai a scuola, perché completato, perché lui deve andare al lavoro, ma lei mi ricicla un sacco di roba che ha nell'inventario, ricicla dall'inventario, così guardate quanta roba ha trovato, l'armadio, poi mi ricicla la bici, no, ha trovato anche una bicicletta lei, la casa crescente, poi mi ricicli la cucina tutto per quattro, la decalcomania, si può riciclare tutto ragazzi, la macchina archivistica, e mi ricicli tutta questa bella robetta, così avrai un sacco di pezzi e puoi fabbricare. È ancora tesa per l'incendio, che pizza. Ok, tu adesso vai al lavoro, vai Gioia, vai al lavoro. E lei dov'è?
Eccola qua in pigiama, fantastico. E beh, insomma. Poi venerdì li mandiamo a votare, ma soprattutto lui che c'ha, lui vuole fare i piani d'azione. In realtà lui vuole. Ah, ma non c'è più il piano verde. No, io volevo il piano verde. Non c'è più, cambiano i piani d'azione. Lui ha 21 punti di influenza, per cui può votare sia per il piano d'azione del quartiere che per il piano d'azione del lotto comunitario. Allora, poi lei mi raccoglie tutta sta robina. Ah no, non si può. Per cui adesso dovrebbe avere un bel po' di pezzi e frammenti. Ha riciclato tutto? Hai riciclato tutto? Ricicla dall'inventario? La bicicletta ce la teniamo. La cera d'api ce la teniamo. Limone, pera? Sì, ha riciclato tutto. Molto bene. Quindi ha un bel po' di cose. Perciò può prendersi anche un altro incarico appena arriva a casa. È arrivata a casa. Vediamo. Paese senza aromi non ha il 2 di effervescenza. Rimpianti di tappeto. Tagliatappeti. Rappresenta un mercante locale che ha una notevole esperienza nella vendita di tappeti dagli intrecciati ai tessuti. Nel tentativo di tenersi al passo con le nuove tecnologie, chiede dei campioni di tappeti stampati in 3D da valutare. Dai, facciamo questo. Lei ormai pezzi di ricambio ne ha tantissimi, per cui vai avanti, fabbrica e mi devi fabbricare. Ma il tappeto? Vabbè, e lo facciamo di ambra. Vai, forse ne deve scadenza lunedì alle 9. Vediamo quanti. Ah, deve chiacchierare. Crea un tappeto, ok. Poi, vabbè, deve prima chiacchierare col cliente, però no, vai a chiacchierare col cliente prima. Tanto ti prepari bene bene. Allora, freelance, chiacchiera con il cliente. Lui gli avevo detto di lavorare da casa perché è andato Uffi, che lo volevo far fare, gli volevo far fare i succhi di frutta e poi volevo che raccogliesse il miele. Guarda, raccogli. Oh, appena lei ha chiamato il cliente, le faccio raccogliere la cera delle api e la fa lei l'effervescenza. La fa lei perché qualcosa c'ha. Potrebbe fare un kumbacha, kombucha, bombacha, bambuccia. Con i fiori si può fare la kombucha. Con le erbe si fa un altro filtro, vediamo cosa può raccogliere. Qui cosa sono? Fragole! Raccogli fragole così fai il succo effervescente e vai avanti anche a effervescenza. Troverai il tappeto nell'inventario dell'unità familiare. Ora non so se questo vale già. Sì, crea un tappeto, ok, benissimo. Dopodiché lo inviamo al cliente. Vai tesoro, chiacchiera col cliente. Logan sta effettuando la verifica di alcuni modelli di voto dei progetti per lo spazio comunitario e scopre che le preferenze a supporto di un progetto di recente promulgazione sono state calcolate in modo inesatto. L'opinione pubblica si infurierà per il giardino comunitario che ha sostituito il mercato o non ci farà caso? Oh mio Dio, che gli faccio fare? Non so, confessa l'errore. Calo del rendimento, una sequela di recenti errori culminata da uno molto facile da evitare,
causa la sfiducia dell'autorità. Il capo di Logan gli infligge una severa sgridata e un avvertimento riguardo ad eventuali futuri passi falsi. Porca miseria. Hai parlato con sto cliente? Poi mi vai a raccogliere ste fragole e poi deve inviare il lavoro al cliente. Intanto do un compito anche a Logan, a Garrett, non appena torna da raccogli la cera delle api, raccogli la cera delle api. Qui può già raccogliere. Allora, facciamo crocchette di scarabeo. E qua cosa può fare? Nutri gli scarabei, ripulisci qua, stessa cosa, nutri i grilli, raccogli i grilli, raccogli la farina di grillo. Dai, e qua? Raccogli il pasto di larve, no, sinceramente nutri le larve e ripulisci l'allevamento. Lei ha finito con sto chiacchierata, brava, hai raccolto, adesso vedi di andare avanti, carica gli ingredienti, no, gioia, carica gli ingredienti e mi fai un succo effervescente, quantità 1, 2, 3, tanto ci nascono le fragole. Perfetto, fai il succo, inizia a rendere effervescente. Qua, allaiaiaiai, il laboratorio botanico, ma lui è un segreto, questo l'aveva già fatto, mantieni i segreti sugli gnomi, per carità. Dopodiché Garrett ha già abbastanza da fare, per cui lei mi raccoglierà anche i semi di soia. Raccogli tutto, così facciamo anche la cera con la soia. E dunque lei ha riciclato parecchio, lui appena torna mi deve andare a riciclare, vediamo se il cassonetto si è riempito, no, è inutile il cassonetto in casa loro. E quindi il passaggio per avere tutti gli strumenti è semplice, eccolo lì, ha raccolto tutto, così lei, ok, vediamo se è pronto il succo. No, sembra di no. E quello di fragole, fra l'altro, la rende flirtante. Cosa fai? Raccogli anche quello che non devi raccogliere? Ah, perché le ho detto raccogli tutto. Vabbè, almeno anche lei farà un po' di succhi effervescenti e cresce in effervescenza. Però adesso devi mandare il tappeto al cliente, quindi no, qui c'è fabbrica e dovrebbe essere qui. Freelance, invia al cliente per l'approvazione tappeto ambra, dovrà comprare altri coloranti. Ecco, brava, così fai anche la kombucha. Kombucha, non so come si chiama. Ok, finché non torna, raccogli anche le mele, va, già che ci sei, raccogli tutto anche qua, va. Ormai non possiamo più vendere, perché se facciamo i succhi, poi vendiamo i succhi che costano parecchio, parecchio. Mo devi andare a mandare per l'approvazione al cliente, dopodiché la raccolta non è pronta. Raccoglie tutto, anche questo, benissimo. E a lui gli faccio comprare poi qualche, a lui c'ha già parecchio da fare, devo dire, però gli faccio comunque acquistare semi per il giardino verticale. Non so se ci sono semi
cose, proviamo frutti, una bustina, due, proviamo fiori, vediamo se ci sono fiori, ma non credo, credo ci sia solo la soia di nuovo. Ok, manda l'approvazione, vediamo se il clima... Affascinante, ottimo lavoro, Brooklyn, continua così. Benissimo, lei l'ha fatto. Ok, quindi mo con l'università lasciamo stare perché non ha proprio tempo. E lei potrebbe anche raccogliere tutto ciò. Se raccogli tutto e vediamo se riesce a fare la kombucha, kombucha come si chiama, per raccogli i succhi e mettiamoci a venderli perché costano tanto, costano veramente tanto. E così almeno mi va anche a due in effervescenza. Vediamo allora. Effervescenza è a 1, fabbricazione è a 1, quindi per ora non può fare ancora granché. E lui che gli facciamo fare a lui? Questo l'ha completato, però si è preso una bella sgridata. E appena torna, poverino, lui si fa una bella doccia. Fai una doccia. Oh, sugo di fragola effervescente. Lo chiamiamo il flirt. Eh sì, perché è da lo stato d'animo flirtante. Tu ce l'hai qui, prima di bertelo, gioia, metti qui sul tavolo e cerca di venderla. Visualizza l'inventario, mettiamolo qui. Ok, e adesso riempi il tavolo e cerca di vendere. Vediamo se arriva qualcuno per vendere. Io non vedo l'ora che sia venerdì per mandare a votare il nostro. Ok, occupati del tavolo e inizia la vendita. Aumenta i prezzi del 25 e inizia la vendita di oggetti usati in cortile. Lui a che ora finisce? Che lo voglio vedere coi vermetti. Fino alle 17, dai, ci siamo quasi. E lui fino alle 18. Ok, vendi gioia, vediamo se arriva qualcuno a comprare. Questo vale parecchi soldini, eh. Vai che arriva qualcuno, vai, vai, succo di flagole, flirtante. Prendimelo, dai, compralo, così stasera fai fichi fichi. Comprato 105 solo? Mizzica poco però. Dai tesoro, come stai messa? Vescica. Dopo fai un altro succo, carica gli ingredienti e facciamo una kombucha di... Oh, eccolo lui. Eccolo che farà tutte le azioni che gli ho detto di fare. Ha già raccolto, ma sono infuriate, eh sì. E vabbè. Allora, lei potrebbe fare... lo volevo coi fiori. Non ce l'ha. Allora, facciamo il succo effervescente di carota. E due carote e una mela. Non si può fare? No, perché non ha abbastanza. Ok, va bene, fallo di carote. Ok, lui deve occuparsi di queste bestiole, mentre quell'altro deve andare a parlare con la gente. A ottenere, tu c'hai tanto sonno, poverino.
Nutri e ripulisci e qui raccogli un po' crocchette di scarabeo. Nutri, ripulisci e raccogli crocchette. Vediamo, biocombustibile noi non ne abbiamo bisogno perché abbiamo le pale, lui ha troppe azioni in coda. Voglio vedere la loro bolletta come sarebbe. Elettricità meno 10, quindi non ne abbiamo abbastanza di elettricità e non abbiamo abbastanza acqua. Mizzica? Ah, vendi subito più 18 di elettricità, ma allora come mai? Vabbè, vedremo. Se la vende gliela scaleranno poi dalle bollette. Oh, parla con i grilli. E poi facciamogli raccogliere anche il biocombustibile. Tanto. E qui cos'è che deve raccogliere? Nutri la farina di grillo. Gli ingredienti degli insetti non sono ancora pronti. Ok. Cosa fai? Ma no, ma lei raccoglie. Ah, l'ho detto a lei. Prende fuoco? Ah, hai capito. Oh, a che servirà sto combustibile? Va bene, ok. Allora, tu devi andare in bagno. Vai. Vai in bagno, lui si fa tutte queste cose qui, il nostro giardiniere usa. Ho dovuto togliere il lavandino perché se c'è il gabinetto non passano perché c'è il lavandino, anche se a 6 chilometri. E lui adesso mi viaggia, anche perché vorrei, perché non può viaggiare? È in corso un evento sociale. Ah, vendita di oggetti, ma ha già venduto tutto. Sì, basta. Tu raccogli anche quello che è stato fatto, inizia a rendere effervescente e tu mi viaggi, caro. Vai a fare le pubbliche relazioni, così quando si tratterà di votare, voteranno per te. Stavolta lo facciamo. Andiamo a vedere questo quartiere qui. È l'ultimo che dobbiamo vedere come località comunitaria. Siamo qui e già che ci siamo è vuoto. Lalla. Quindi anche tu devi fare del riciclo. Ricicla dall'inventario. No, questo cumulo di rifiuti riciclati. Vai. Vediamo, c'è sempre questa qui, c'è sempre questa qui. Qua no, lui non può ovviamente votare qui, però tanto per vedere, venerdì dalle 8 a lunedì alle 18, per cui domattina lui viene a votare e deve farsi amico quelli del suo quartiere, perché... Come compiti cosa c'ha? Intervista un altro proprietario. Benissimo, allora intervistiamo questa qui e intanto ci prendiamo dei bei punti. Non c'era niente nel cassonetto, Moira. Saluta, bene, ok, altri punticini. E dopodiché... amichevole, questo avverti sulla sicurezza del letto non l'ho capito. No, entusiasmati, no, volevo prima che facesse, ecco, intervista sulle forniture e poi si può anche entusiasmare per le cose cittadine, ma prima non vuole essere intervistata questa qui. Entusiasmati per la pianificazione. Saluta anche lei. Rallegrala. Poi impara a conoscere, perché lui deve trovarsi anche una donna, ragazzi. Lui è single. Carina questa qui.
Dai, fai amicizia con questa qui. Chiedi della carriera. Ma è carinissima, buffa è. Bene, dai, discuti degli interessi. Intanto si piglia dei bei punti. Poi faranno anche un... Vediamo, qua, Q29 punti. Dai, parla del tempo soleggiato. Poi, adula. Samso, kablip. Dai, che siete ben amiche qui, eh. Fai una conversazione profonda. Mi piace lei. È bellina. Ha una faccia buffa, finalmente una faccia diversa da quelle che faccio io. Sì, sì, la voglio come tua fidanzata. Ok, allora... condividi un segreto e poi altre scelte. Romantico, scambia i numeri di telefono. Non c'è scambio i numeri di telefono. Flirta, dai che mi piace questa qua. No? Oh, sei così poco flirtante, romantico. No, non chiedi se è singola, almeno questo te lo possiamo chiedere. Lei si chiama... è un'artigiana magistrale. Fantastico. Complimentati per l'aspetto, adesso lui è imbarazzato, va bene. Logan, non solo sappiamo creare cose, ma anche aggiornarle. Sapevi che puoi stampare dispositivi elettronici con il fabbricatore? Logan ha sbloccato la ricerca delle parti fabbricate per l'aggiornamento elettronico. Molto bene. Vai a casa e ci vediamo lì. Ok, arrivato a casa, ha fame, non tu. Ha fame, apri, vediamo cosa c'è da mangiare. Prenditi una porzione. E poi devi fabbricarmi... Ah, lui ce ne ha di pezzi, però non male. Vediamo cosa può fabbricare. Parte fabbricata per l'aggiornamento. Ok, così lui fabbrica questo. Lei ha raccolto i succhi. Cos'è? Lattina piena di biocombustibile, wow, ma non ha raccolto i succhi effervescenti. Cosa ci ha messo? Inizia a rendere effervescente. Possibile che non li abbia raccolti, vediamo. Filtra gli oggetti, beni deperibili, vediamo se sono fra i beni deperibili, non credo, no. Poi articoli speciali creati dai Sims, niente, non l'ha fatto, gliel'avevo detto, ma niente. Va bene, quello di carote, suppongo. Mi dispiace per il nostro Garrett, ma per il nostro Logan, ma deve diserbare, estirpa tutte le erbacce, poi stasera dorme lui sul letto e quell'altro fa il pisolo sul divano. Però se andasse avanti il flirt non sarebbe male, non sarebbe niente male, almeno dormirebbero insieme, ma questo ci arriveremo. Lui è messo male, infatti adesso si fa una bella doccia. Ragazzi, ci vediamo domani perché io voglio vedere una votazione e poi vi saluto. Eccoci alle 8, aspettiamo questa mezz'ora, così vota sia per il lotto comunitario che per... adesso arriveranno altri. Intanto cerca nel cassonetto, ma niente, ma è sempre vuoto questo cassonetto qua. Questa viene a riciclare. Oh, è la sua amica. Allora, chiedi di unirsi all'unità familiare. No, perché poi con chi dorme? No, per ora dobbiamo
dobbiamo solo Logan Clark andrà o facciamolo lavorare da casa, va così a tempo. Controlla la bacheca comunitaria, benissimo. Esegui un aggiornamento di parti ecologiche o manualità su un elettrodomestico, va bene, nessun problema. Intanto vota per i piani d'azione del quartiere, che sono arrivate le 8 e così controlliamo. Allora, oh sì, noi lo vogliamo verde, c'ha 45 punti di influenza. Noi votiamo per il quartiere verde, ok. Dopodiché lo facciamo per lo spazio comunitario. Sta votando, ragazzi. E convinci lei anche poi. Convinci, ecco. E qui invece facciamo un mercato. E adesso cerchiamo di convinci a supportare il piano. Vediamo il piano iniziative verdi alla stazione. Lui ha parecchio carisma, quindi anche con lei cerca di convincerla. Anche lei cerca di convincerla. Iniziative verdi, vai, votate per le iniziative verdi, ragazzi. Intanto lui deve anche, l'ha fatto, della bacheca comunitaria l'ha fatta. E continua l'amicizia con lei. L'hai già convinta? No. Vai allora. Poi entusiasmati per la pianificazione. L'amicizia c'è già, mi sa che lei è non flirtante però. Mi dispiace perché è carina, romantico, flirta, vediamo. Vediamo se ci sta o se è una stronzettina, scusate. No, non è flirtante, niente. Allora questa qui evidentemente è una non flirtante, perciò è andata giù anche l'amicizia. Cosa è successo? Ah, ok, dove sono andati? Va bene ragazzi, vi saluto, la seconda puntata è andata, abbiamo capito varie cosette che bisogna cercare nei cassonetti, riciclare e poi usare la macchina della fabbricazione solo con oggetti già riciclati, più se ne hanno più cose si possono fare, perciò adesso io farò andare avanti lei con qualche lavoretto appena mi prende qualche punto in più di fabbricazione. Ciao a tutti, ciao ciao.